Spirito vi guiderà progressivamente alla verità tutta intera, perché non parlerà da se stesso, non parlerà per conto proprio. Interpreterà ciò che deve accadere. Nell'Antico Testamento erano i profeti che in luce dell'alleanza commentavano e interpretavano gli eventi della storia, cioè della vita. Qui Cristo dice che invece sarà un grande cambiamento, perché sarà lo stesso Spirito Santo che interpreterà, spiegherà, illuminerà la storia, cioè la vita, in luce del Figlio e del Padre, cioè in luce della comunione divina, e che questa spiegazione sarà una glorificazione del Figlio. E noi sappiamo che la glorificazione nel Vangelo di Giovanni coincide con la Pasqua del Figlio, cioè con la sua morte e la sua risurrezione. Lui glorificherà il Padre sulla croce e il Padre lo glorificherà risuscitandolo. Dunque, questa visione che si dischiude davanti a noi tocca immediatamente non qualche modo di pensare, ma la vita, la storia, lo scorrere dei tempi, dei giorni, dei mesi, nella vita di ognuno e nella vita della Chiesa. Come capire ciò che accade a me, agli altri, a tutti insieme, è la chiave di lettura, è lo Spirito Santo, è il contenuto, è la comunione divina, che si è realizzata in Cristo, in quanto si è realizzata la comunione tra di noi e il Padre. Dunque si tratta di una conoscenza molto concreta che illumina gli orizzonti della vita dell'uomo, che apre veramente al senso di tutto che l'uomo da solo non può vedere, che il senso è Cristo. Come dice Jean Corbon, l'unico contenuto della vita dell'uomo è veramente Cristo, ma lo Spirito Santo è l'unico che riesce a farcelo vedere e percepire che è nostro, che la nostra vita corrisponde a quello. Allora è un vissuto, non un concetto. Lo Spirito Santo è la conoscenza della vita come Cristo. Questo è forte. Lui ci fa conoscere la vita, vita che è Cristo. Sembra molto grosso questo, perché si vede che davvero non siamo abituati che Cristo vive in noi e noi in Cristo. Cristo è la vita della Chiesa. Cristo è l'unico contenuto di ogni cristiano. È Lui lo Spirito Santo che dà la vita come Cristo, che ci innesta nella figliolanza, che ci dà la vita come possibilità di vivere l'umanità come dono di sé, come un mistero pasquale, come una miscela esistenziale tra il pianto e il sorriso, tra il dolore e la salute, tra la debolezza e la forza, tra il fallimento e invigorirsi, sentirsi forte, raddrizzarsi e curvarsi. Questo è il mistero. E non c'è la vita dove queste due cose non sono permanentemente presenti. E chi non vive secondo lo Spirito Santo non riesce a vederli due, vede solo una. Allora è lo Spirito Santo che ci dà la vita come comunione, che abbiamo detto migliaia di volte è così difficile capire, perché è il Signore della coinonia, Lui è per se stesso l'amore, Lui per se stesso è la comunione. E allora la vita che Lui dona e che scorre dentro di noi si realizza solo insieme all'altro. Soloviov nelle sue lezioni sulla divina umanità fa vedere in modo magistrale, come lui è capace, che senza lo Spirito Santo nostro pensiero non riesce ad andare oltre idealismo e materialismo e la dialettica tra loro due, ma non riesce mai a uscire fuori di noi stessi. Rimaniamo inchiodati su io nostro,
e non c'è possibilità di varcare il confine dell'io se non intellettualmente, ma la vita lo percepiamo come appartenente all'io. E allora dice solo Dios, non arriva mai alla verità il nostro pensiero, perché la verità è amore. Per solo Dios lo dice così bene, che cos'è la verità? È la tutt'unità amante, è l'unità che ama, è l'unità che ama che include continuamente nella sua unità. E siccome è amante, è libera. È una unità che ama e che rende liberi, uniti ma liberi. Questo è impossibile per il pensiero umano. Ognuno che si unisce deve qualcosa rinunciare. Invece qui lui dice l'opposto. Chissà perché ci siamo messi in gara con questi sistemi del pensare, idealismo, materialismo, dialettica, roba varia, invece di rivelare questa vita che riceviamo. E ci siamo inchiodati su questa vita biologica e psichica, illudendo in primo noi stessi e poi tanti altri ai quali abbiamo parlato e insegnato, abbiamo illuso pensando di giungere alla vita di Dio, con l'aiuto di Dio. È una grande illusione. Nessuno ci è mai arrivato. Infatti noi pensavamo che imparando e facendo arriveremo. Ma com'è possibile se abbiamo dimenticato quasi del tutto nella vita dei cristiani il battesimo? La cresima non ne parliamo perché l'abbiamo staccata, poi è decorativa. Cioè, è impossibile. Com'è possibile? Non usciamo mai fuori noi stessi, insiste Solovyov. L'altro è una questione filosofica, psicologica, sociologica, magari morale, etica, ma comunque uno che viene dopo di me. Questo è sicuro. Dichiaratamente possiamo dichiarare che tu sei più importante di me, ma quando è in pericolo la mia pelle, scendi subito al secondo posto. È così anche nel matrimonio, nella famiglia, dappertutto. Lo Spirito Santo ci dà la vita che include insieme me e l'altro. Lo Spirito Santo ci dà la vita che è impossibile pensare a sé senza vedersi nell'altro. Questo è il dono dello Spirito Santo, che io non posso dire io senza dire l'altro, gli altri. Perché? Perché non posso dire io senza lo Spirito Santo che mi mette in comunione con il Padre nel Figlio. È impossibile. Ma sinceramente, diciamo la verità, in ultimi secoli, quale catechismo ci ha insegnato queste cose? Chi ci ha insegnato da piccoli? Sai come ti chiami? Marco. E che vuol dire Marco? Insieme agli altri. No. Io se non vedo l'altro sono già morto. Perché secondo San Paolo senza pneuma sono già morto. E allora è chiaro che questa vita donataci dallo Spirito Santo come vita che include l'altro, che è impossibile dire io senza dire tu e noi, eccetera, si realizza così come si è realizzata in Cristo, dove gli uomini e il Padre vivono la stessa comunione. E questo è solo in Cristo possibile. E lo Spirito Santo ci dà proprio questa vita, che è Cristo stesso. Allora, siccome sono passati e scivolati i secoli senza un'educazione così, non dobbiamo oggi meravigliarci se le cose stanno come stanno. Se i cristiani abbiamo dimenticato proprio lo Spirito Santo che ci innesta, tutte le preghiere sono nello Spirito Santo per Cristo al Padre. Se non c'è lo Spirito Santo, noi stiamo facendo bla 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 bla, perché non arriva da nessuna parte. La liturgia non ha più senso, tanto è vero che è diventata una cerimonia del sacro. Ma perché? Perché non succede niente
tra di noi, ma io devo concentrarmi, impegnarmi e promettere che sarò migliore. Sì, ma siamo tutti marinai, che in porto si promette, ma sul mare si dimentica. Allora la mancanza dello Spirito Santo è veramente fatto sul nostro orizzonte un vuoto molto grave. E penso che è giusto che questo ci susciti dentro di noi un certo atteggiamento di pentimento. Perché guarda, andare bypassando lo Spirito Santo si fa un peccato che neanche Dio può far niente. Lo dice Giovanni, non può far niente. E siamo noi. Allora, a partire dalla vita ricevuta nei tre sacramenti dell'iniziazione cristiana, che sono stati sempre insieme, battesimo, cresima e comunione, in quei tre sacramenti, cosa significa questo per noi? Vuol dire cogliere e accogliere una vita, una identità di se stessi, di noi stessi, una identità che non può cominciare a dire di se stesso nulla se non a partire dalla parola l'altro, relazione. Questo vuol dire i tre primi sacramenti. Proprio questo, che noi non possiamo neanche aprire la bocca per dire chi siamo senza dire la relazione, perché Dio si fa presente in noi come relazione e noi l'abbiamo spinto in un modo accidentale, un mondo così, psichico, sociologico, invece no, è la nostra esistenza. E poi questa relazione si fa il cibo in questi sacramenti, si fa il cibo e ci nutre con un modo con cui vivere se stessi come offerta. È proprio il modo con cui si vive se stessi come offerta. Chissà perché ci siamo messi a combattere con il mondo, chi avrà più bella filosofia dell'uomo, chi avrà più alti valori, e poi tutti premiamo sulla volontà per fare quello che abbiamo imparato. E siamo tutti uguali, mondo e noi. È proprio quella barca nel Vangelo di Marco che c'è l'acqua fuori e dentro, è la stessa cosa. Perché non succede mai niente se non diventando orgogliosi e sentendoci migliori degli altri. E poi ci basta un soffio e crolla tutto. Invece a partire del dono dello Spirito Santo, noi ogni volta quando un cristiano che ha coscienza a partire dallo Spirito Santo, ogni volta che il cristiano solo fa il passo verso un gesto di dono, verso un gesto di comunione, lo Spirito Santo agisce in noi. Perché questa nostra prontezza per fare un gesto è la nostra apertura a questa vita che Lui ci dona. E immediatamente viene una convergenza. Il mio passo è la discesa dello Spirito Santo. E che cosa succede? Mi innesta in Cristo, mi mette in Cristo e io posso vivere la vita secondo Dio. Proprio ciò che succederà adesso. Noi offriamo e cosa succede? Appena noi mettiamo l'offerta sull'altare, scende lo Spirito e la nostra offerta diventa Cristo e passa la Pasqua. Mentre senza Spirito Santo nessuno passerà la Pasqua. Si rimane chiusi in se stesso e l'altro è fuori di me ed è una minaccia prima o poi per me. E invece questa è la grande novità della Chiesa nel mondo, l'Eucaristia, che diventa la nostra vita. Tu fai solo dentro desideri, senti, adesso faccio un passo verso l'altro. E già così come sull'altare, già scende lo Spirito, già ti fa riconoscere la glorificazione di Cristo nella tua vita. Qualcosa di te muore e qualcosa risuscita. Non c'è nessun gesto d'amore senza la morte. Ma se non c'è il dono è suicidio. E no, noi non ci suicidiamo. Noi non ci maltrattiamo da soli. Noi non ci rinunciamo a noi stessi e diventi matto. No, perché abbiamo un dono possiamo anche rinunciare all'altro.